Sì, lo so, avevo detto nel vlog che quello sarebbe stato l'ultimo video del canale, insomma, per il 2012, ma pensando un po' e riflettendo su tutti i gameplay in attivo che tuttora ho, mi sono detto, Blood Omen, sono ben 2 mesi che, diciamo, non lo porto avanti, quindi non vi faccio sapere sue notizie. E quindi ho detto perché no, registriamo una piccola parte, in effetti non è che duri tantissimo, nella quale semplicemente non farò altro che recuperare alcuni segreti e un potere che è molto importante. Allora, diciamo che questa qui sostanzialmente è una parte che faccio in più al gameplay che riguarda solamente la trama, perché appunto recuperando dei segreti è solamente un potere. Non andiamo avanti in sostanza con la trama, ecco, di questo gioco. Vi ricordo che nel gameplay si era fermato 2 mesi fa con il ritrovamento o comunque con il colloquio da parte di Kane con Mobius e ci avevamo interrotti in quella parte, insomma. Dopo ben 2 mesi rieccomi qui con una parte insomma che non, appunto non riguarda la trama, però è molto importante perché recupererò alcuni segreti. Form. I am invulnerable to physical weapons, blade and claw. I can seep through locked doors and cracks and move swiftly like a shadow fleeing light. Bene, allora, avevamo recuperato sempre in passato le asce, che sono un'arma abbastanza micidiale che ci consente appunto di tagliare degli alberi e di esplorare zone che altrimenti sarebbero inaccessibili. Questo è il caso appunto che abbiamo appena visto che distruggendo un albero abbiamo ottenuto una magia e da poco abbiamo appena tagliato un albero che ci ha consentito di entrare in questa casa. All'interno di questa struttura, insomma, abbiamo la possibilità di prendere questo potere che è la forma di nebbia, che vediamo molto chiaramente anche nella saga di Legacy of Kain su River, tanto per citarvene una, lo vediamo spesso l'utilizzo di questo potere nel Defiance, per esempio, quando utilizziamo Kain. Inoltre c'è da dire che chi ha anche giocato Bloodborne 2 saprà benissimo che questo potere è presente anche in quel capitolo, ma come vi ho già detto, il progetto di Bloodborne 2 inizierà nel 2013 e lo vedremo anche, avremo tante occasioni per vedere questo e altre peculiarità della saga di Bloodborne, ecco. Quindi qui dentro, una volta recuperata la forma di nebbia, semplicemente dobbiamo abbandonare la zona, però dobbiamo fare attenzione a una cosa. Innanzitutto la forma di nebbia che possiamo utilizzare sin da subito consuma parecchio mana, quindi attenzione a mana. Successivamente vi dovete ricordare che la forma di nebbia è immune alle punte, alle frecce e ai colpi dei nemici, però quali nemici? Solamente quelli che sì e no hanno un'arma, come per esempio una pala o comunque come fanno le donne che ci prendono a schiaffi, insomma. In sostanza la forma di nebbia è immune agli attacchi materiali, perché come abbiamo avuto anche l'occasione di vedere, quei due nemici che erano lì giù, che hanno attacchi magici, consentono appunto di farci danno, quindi dobbiamo fare attenzione a quegli attacchi tipo di tipo magico, insomma. Successivamente dobbiamo fare attenzione perché, come vi sto dicendo, il mana scende molto in fretta quando utilizziamo la forma in nebbia, ma bisogna fare attenzione anche alla salute, ed è proprio per questo che ci vengono messi qui due rifornimenti. Quindi se abbiamo così l'occasione gratis insomma, di riaumentarci la salute, facciamolo il più in fretta possibile. Abbandoniamo l'area e qui siamo quasi giunti alla conclusione di questo dungeon. Vi ricordo che una volta abbandonato tutto questo schema non possiamo rientrarci, quindi è bene recuperare insomma tutti gli oggetti presenti. Mi sono dimenticato di dirvi che oltre a tutto ciò che vi ho detto riguardo la forma di nebbia, essa ci consente anche di camminare sull'acqua. Quindi, insomma, un potere molto importante. Recuperato tutto ciò, e soprattutto il potere che ci consentirà appunto di esplorare alcune nuove zone che a breve vedremo, dobbiamo innanzitutto teletrasportarci, utilizzando insomma gli altari per il pipistrello,
vicino a questa città che tutti ricorderete. Comunque qui nel gioco non l'ho fatta vedere, però ci stiamo dirigendo a, insomma, nella zona a sud dell'accampamento degli Zingari. Questa zona l'avevamo già visitata, però in questa costa dobbiamo utilizzare il potere della forma di nebbia, insomma, e seguire l'intero fiume che ci porta verso ovest. Una volta che avremo cambiato la schermata, ci sarà un altro piccolo tratto da, diciamo, da percorrere con questo potere, e poi potremo recuperare degli oggetti che senza il potere della forma di nebbia, eccoli qua, senza questo potere sarebbero inaccessibili. Bene, dobbiamo, una volta recuperati questi tre oggetti, subito tornare indietro, perché appunto il mana si consuma abbastanza in fretta. Bene, ci siamo quasi. Comunque, una volta che saremo ritornati, materiali in questo caso, è bene utilizzare poco o niente il mana, così abbiamo anche la possibilità di farlo rigenerare, visto che appunto si rigenera col tempo. Quindi, come sempre, se avete bisogno di salute c'è questo qui, che possiamo far fuori. Utilizzate la mazza per stordirlo, quindi succhiare il sangue il prima possibile, poi ovviamente continuiamo il nostro cammino. Ecco, qui con la mappa vi faccio vedere un po' dove mi sto per dirigere. Ecco, in questo caso, visto che per recuperare un altro segreto non c'è bisogno di utilizzare la forma di nebbia, è bene utilizzare quella di lupo per correre più in fretta e evitare queste guardie della città, perché qui a Vassebund le guardie sono alquanto toste, poi soprattutto sono molto fastidiosi. Comunque stiamo andando nella strada che in passato ci portò verso un Praptor, e qui c'è un segreto che è molto banale da trovare, visto che ci sarà una pietra che ci bloccherà il passaggio. E con la mazza, una volta distrutta, recupereremo il segreto, quindi niente di che. Eccolo qua. Quindi subito distruggiamo il masso, recuperiamo questi quattro oggetti, tra cui uno molto importante, che è appunto il cuore delle tenebre. Fatto tutto questo, adesso io ho fatto fuori alcune guardie perché dovevo teletrasportarmi col pipistrello e quindi abbandonare anche questa nuova area, anzi questa vecchia area. Bene, qui ci troviamo in un'altra zona che avevamo già visitato in passato, e diciamo che questa zona ci porta verso l'oracolo di Nosgoth, quindi questa strada è già stata appunto visitata. Attenzione alle guardie, qui le ho sottovalutate, che me ne sono in parecchie, e quindi bisogna andare con calma. Il mio consiglio, visto che queste guardie sono forti solo se sono in numero, diciamo così, se si mettono tutte quante nello stesso punto, con la mazza che si stordisce tutti assieme e senza problemi si può, diciamo, succhiare il sangue così molto comodamente. Lasciamo stare anche questa parte, quindi andiamo sempre verso est, e ora dobbiamo andare qui. Qui in alto, se vi ricordate, trovavamo, qui c'era un discorso da parte di Mortanius, e poi la nostra avventura nella scorsa parte era, diciamo, andava avanti con noi che entravamo nella caverna, comunque visitavamo l'accampamento dei banditi che è qui vicino, qui a nord-est. Noi invece in questo caso, visto che abbiamo appena recuperato il potere della forma di nebbia, che è alquanto importante, dobbiamo andare verso nord-ovest, quindi diciamo percorrere questo tratto che altrimenti sarebbe inaccessibile, entrare qui dentro. Qui dentro non c'è nessun segreto, però è molto importante perché possiamo recuperare oggetti importanti, tra cui magie, una fiala del sangue e anche un monolito, se non ricordo male. Insomma, quei triangolini per aumentare il limite massimo di mana, insomma, lo chiamiamo così. Quindi è alquanto importante. Bene. Ora che siamo in questo nuovo schema, in questa nuova area, dobbiamo fare attenzione perché quelle melme si autodistruggono, mentre invece ci sono
questi scheletri a parete che insomma, sparano le frecce che sono alquanto fastidiose. In più, rispunzioni a terra ci, insomma, ci tratterà il tutto come una sorta di pallina di pinball. Probabilmente mi è anche accaduto questo pezzo. Vediamo, insomma, non ricordo. Comunque bisogna andare prima di tutto a nord-est perché c'è un interruttore, altrimenti giù c'è una porta che è chiusa, quindi grazie a questo interruttore noi l'apriremo e troveremo anche gli oggetti che vi ho già elencato, che sono alquanto importanti. Quindi sud-ovest in sostanza dall'area, troveremo qui una melma grande, di questa qui che tra l'altro non è alquanto scarsa, quindi lasciamo perdere. Qui dentro troviamo gli oggetti di cui vi ho già parlato, ecco qui il... Questo monolito del mana, insomma, e lì c'è la fiala del sangue. Recuperiamolo anche perché aumentare il limite massimo della salute è una cosa molto importante in questo gioco, perché appunto diventeremo sempre più forti in sostanza. E non capisco perché questo qui non sia un segreto, però è una zona che bisogna visitare se magari si ha poca salute o comunque poco mana, ovviamente per quanto riguarda il limite massimo. Quindi se si ha poco mana e poca salute, è un mio consiglio visitare quest'area. Una volta recuperati questi oggetti, che sono quelli più importanti di questa caverna, bisogna semplicemente abbandonare l'intera caverna, appunto, e utilizzare nuovamente la forma del pipistrello per teletrasportarci in una nuova zona. Devo fare una piccola rettifica a tutto ciò che avevo detto. Se non ricordo male, nella prima parte o nella seconda, comunque, per quanto riguarda il gameplay di questo gioco, avevo detto che recuperavo tutti e 100 i segreti, perché appunto ce ne sono 100 sparsi in tutto lo schema di gioco, e così non sarà, e a breve vi spiegherò anche il motivo. Qui vicino, diciamo che siamo nei pressi sempre della caverna dove avevamo recuperato la forma del lupo, e anche la caverna dove avevamo bevuto il sangue della forza che ci consentiva di spostare i massi più piccoli, insomma. Questa qui è la zona. E vi dicevo, non recupererò tutti e 100 i segreti perché appunto in questi 100 sono compresi anche le caverne, diciamo, dalla luna. E il motivo per cui non recupero i segreti all'interno di queste caverne è perché non ho tutto il tempo del mondo in sostanza per fare questo gameplay, altrimenti durerebbe parecchio. E poi ci vuole anche appunto parecchio perché queste caverne si aprono, come avevo già detto, solamente le notti in luna piena. Quindi può capitare che cala la notte ma non è luna piena e quindi bisogna aspettare, ci vuole parecchio per aspettare un altro giorno in sostanza. Io però in questa parte vi faccio vedere quali sono le due caverne, una delle quali abbiamo già vista, la seconda è questa che vi sto indicando. Per raggiungerla basta seguire la freccia, cioè dalla costa in alto bisogna scendere verso giù, verso sud-ovest, insomma, e costeggiare il tutto con il potere della forma di nebbia, e se la notte è luna piena, quindi siete anche fortunati, potete entrarci. Ci sono parecchi premi, insomma, quindi è un segreto molto importante, però appunto non lo sto recuperando perché non diciamo ho i limiti di tempo, ecco. Quindi finora vi ho fatto vedere una caverna, e quella in cui sto andando adesso è semplicemente la prima caverna che avevamo incontrato in una delle prime parti, forse la terza se non ricordo, e ci sto andando appunto per farvi vedere qual è. Quindi sono già due caverne che equivalgono a due segreti, che appunto non recupererò. Questa caverna sono entrato solo per accertarmi che tutto fosse recuperato. Qui ci troviamo nella solita area di molto simile a Stonehenge, insomma. Comunque qui niente di che, bisogna subito abbandonare l'area e insomma questo tratto è in più, è inutile anche. Quindi subito via da qui, riusciamo fuori e costeggiamo diciamo, tutta la mappa. Da nord-est sino a scendere a sud-est e raggiungiamo l'altra caverna della luna. Ovviamente una volta che vi avrò fatto vedere, ecco questa qui è la caverna, adesso vi faccio vedere anche come la si raggiunge, insomma, una volta che vi avrò fatto vedere anche come
raggiungere quest'altra caverna, che tra parentesi ve l'avevo fatto già vedere in passato. E la parte si concluderà con appunto il, diciamo, con la trasformazione da Kane in pipistrello, e torneremo nel santuario, comunque nella struttura dove avevamo recuperato la forma di nebbia. Lì dentro c'è un salvataggio sulla sinistra, quindi la parte si concluderà con il salvataggio appunto con l'aria. Bene, ritornati qui, siamo praticamente nella stessa zona di partenza che abbiamo visto in questa parte, e dobbiamo andare qui verso ovest e semplicemente andare nella struttura che vi ho già accennato. Quindi la parte si sta concludendo e niente, io vi saluto, mi scuso per non aver fatto, diciamo, continuare questo gameplay per 2 mesi, e ci sentiamo prossimamente, spero il più presto possibile. Quindi ciao a tutti.